un report di una BTS, però questa volta non mi trovo in Italia, sempre in Unione Europea sono qui a Fiume, Rijeka, Croazia. Giornata oggi spettacolare, parte prima che ha piovuto, un bel sole, un bel cielo azzurro terso, un bel cumuli, là c'è un temporale in corso, prima qua ha piovuto, però adesso c'è quel calore del sole, c'è tutto sudato. Vi presento questa bella antenna qui a finto albero, camuffata molto bene, a occhio nudo in macchina no, non si vede, mentre in moto sì. E questa qui è dell'operatore HR VIP. Guardando poi il net monitor l'ho identificata, perché allo stadio c'è Tele 2 e Ervasca Telecom. Ma il bello è che non mi lascia neanche accedere, non capisco perché. Perché 2 mesi fa sono venuto qua e mi segnava a 1 come operatore. E praticamente mi lasciava accedere. Adesso mi dà HR VIP, ma non mi dà impossibile connettersi sia in GSM che UMTS e anche in LTE, anche se i valori li ho visti. Il sito è accessibile, adesso porto a farlo vedere. Qui è l'installazione della base, il palo di marrone, i 2 pannelli Catering quadribanda, sono lo stesso modello che usa anche Vodafone, con tutti e 4 gli ingressi collegati, abbiamo dal GSM all'UMTS e dall'LTE. Adesso non so dirti le bande precise per ogni frequenza, perché dovrei stare qua a fare rilievi e tutto quanto. E oggi giornata spettacolare. Oggi c'è un tempo con cielo terso, cumuli, e là ci sono dei temporali di calore, perché qua sono verso l'area balcanica e deve essere verso Slovenia. Vai che arrivi primo! Senti che roba! Là uso di quelle saette andare giù, e io adesso sto partendo per andare a casa, oltre 250 km. Allora, ti dicevo, questo qui è un sito con hardware Ericsson, ci sono ben 2 cabinet per la gestione, e adesso ti faccio scoprire tutto quanto. Dai, vieni con me! Allora, come ti dicevo, questo è Ericsson, ne abbiamo ben 2 cabinet. Beh, il primo ormai mi è familiare, perché Win3 l'ho usato per molti anni, è anche tranquillo perché qua ci sono 26 gradi adesso in questo momento. Molto silenzioso. Al suo fianco alla destra abbiamo l'altro cabinet 6101, qui al nord est, cioè io parlo sempre in Italia, non l'ho mai visto, però quello è per il GSM. Adesso io non lo so, beh, qui abbiamo GSM, UMTS, non so se l'LTE ci sia, perché appunto non mi è accessibile, devo star qua a fare tutti i rilievi e sinceramente non è che abbia tanto voglia, perché è stamattina che sono in piedi. E poi sulla destra abbiamo l'apparato radio, sempre Ericsson, che quello non l'ho mai visto. Dentro abbiamo la MMU, oppure fa da hub, tipo. Di solito la MMU viene messa sul 6102, viene messa. E poi qua c'è il recinto, e adesso scendo. Guardate che vista che c'è da qui. Guardate che cammino piano, perché sennò qua il video... mi faccio diventare matti qua, sennò... Cioè, chi vuole vederlo, giustamente, sennò poi, dopo c'è sempre quello che non gli piace. Ah, ma c'è un'altra terrazza anche là. Vabbè, ti porto dopo. Questo è il panorama. Andiamo a vedere il sito. Qua tutto aperto, giustamente, c'è tutto il bosco. Occhio, non c'è qualche mina. Allora sì, vabbè, qua dice divieto di ingresso, entrata, vabbè, poi qua c'è il cancello, qua hanno un bel lucchettone qua, sì, che se uno vuole comunque scavalca, perché non è tanto alto, però qua siamo in Croazia, qua le leggi funzionano, qua funzionano molto bene. Eccolo lì, solito, gli butta fuori l'aria,
uguale per l'altro 6101 e anche l'altro apparato. Adesso li giro qua. Abbiamo Dynamis Project DOO, è l'azienda che ha fatto il proteggi scala, lo chiamo io. È 2016 e l'altro sotto 2014. Ah, saranno i controlli probabilmente. Sì, le etichette come che vediamo da noi, Sirti 2012 ottobre, quello che è, insomma. Adesso li giro. Eccomi qua. Eccolo. Beh, posso anche andare dall'alto. Eccolo qui, Ericsson. Per la prima volta ho visto il 6101, perché questo qua viene, perché questo cabinet qua piccolo veniva usato al sud in alcune installazioni. Dopo, beh, è entrata Nokia Siemens Network, adesso giustamente c'è un misto tra ZTE ed Ericsson, quindi viene tutto cambiato. Ah, tutto ordinato, mi piace come gestione. Eccolo qui. Sì, anche bene in ordine, pulito anche. Poi qua cosa c'è? Qua il cos'è? Ah, il contatore elettrico, qua c'è scritto. Ah, eccolo là. È un trifase, giustamente. Non so se si veda perché appunto questo qua è. Sì, beh, noi abbiamo Enel, giustamente, L1, L2, L3, sia tariffa, 1,6 kg segna, no, no, non è kilowatt, scusa, 2008 è colore, sono quelli elettrici, beh, sono già più avanti qua, perché io tipo a casa ancora il 2004 installato, che vergogna, dovrebbero cambiare, anche se dovrebbero cambiare dopo 15 anni. Senti il rumore. Troppo familiare. Ci sono anche le api là che hanno fatto il nido sul cabinet centrale. E questo è il palo da sotto. Vediamo se si vede qualcosa, perché adesso da telefono, da video, no, non si vede tanto. Però adesso vedi dalle foto vedi dalle foto che vedi fra un poco. Qua c'è anche il temporale vicino, vabbè, questo è il sito. Ce n'è uno di simile così, di Wind 3, vicino all'aeroporto di Venezia. Vabbè dai, adesso faccio un po' di foto. Ho fatto anche questa esperienza di rete, per dire all'estero, dai, Unione Europea. Qui la Croazia è da 12 anni che è in Unione Europea. 2007, ha un tappino lì rosso anche per terra, messo a terra. Qualche rifiuto anche qua c'è. Ah, questo di Ericsson, guarda, questo qua, sì, questo qua, sì, tappido passiale, quello lì, sì, è simile a quello delle RRU, che però è rosso, piccolo. Questo è il sito, vista, un'altra vista da qui, però si vede poco. Cioè, il sito è bisettoriale, ha due pannelli e basta. Il terzo ovviamente non c'è perché dietro di me qua ho il mare. E questo è il sito. HR VIP o A1, anche se sul telefono mi dice HR VIP, mentre due mesi fa c'era A1. Non so se si è cambiato qualcosa a livello commerciale, anche di roaming, perché appunto non mi fa accedere con la SIM Wind, neanche con quell'altro telefono, niente. Vabbè. E qua si salva Tele2, che arriva meglio, perché Airvasca Telecom è un po' come la TIM italiana, no? Cioè, ha un 3G che va e viene e un LTE che non è che sia proprio il massimo. Mentre Tele2, anche se era nato, Tele2 è un operatore che è nato solo 1008, mi ricordo, però ha già un tilt, una potenza più forte rispetto a Airvasca Telecom. Vabbè dai, io dalla Croazia vi saluto. Un report qua da questa bella località di mare, una volta italiana.
dal paesaggio meraviglioso che vedete. Adesso vabbè, il sole è andato via perché ovviamente c'è brutto tempo di là. Io vi saluto e se il video ti è piaciuto di questa antenna qua in Croazia, scrivimi pure dopo. Logico che c'è sempre anche chi non piace, però vabbè, insomma, dopo il bello del mondo, che è bello perché è vario, e quindi se uno non gli piace può pure guardare un altro. Quindi io ti saluto, ciao da Alberto Albe e alla prossima, ciao!